Qual è il messaggio di questa giornata che rievoca, anche se vogliamo, la storia dei carabinieri o anche l'esposizione delle auto e mezzi d'epoca? Il messaggio è un messaggio di fiducia, è un messaggio di collaborazione, di coesione sociale, è un messaggio anche di arte, perché come vedrete abbiamo oggi una mostra importante che il maestro Fabio Niola ha voluto dedicare all'arma, proprio a significare questa importante vicinanza e sensibilità dei cittadini irpini rispetto all'attività dell'arma. E ho detto in premessa che questa è anche l'occasione per me molto importante di ringraziare i nostri concittadini. Solo grazie al loro sostegno, al loro supporto, alla loro fiducia che i carabinieri continuano a fare ogni giorno il loro lavoro in queste terre. Sapete che non mi piacciono i bilanci numerici, i dati numerici dicono poco dell'impegno significativo dell'arma che deve essere riconosciuto principalmente, a mio avviso, dai cittadini. Sono loro che giudicano principalmente la nostra opera e la nostra attività, sia in termini di azione investigativa e di contrasto, sia in termini di attività preventiva per i reati di maggiore allarme sociale, i reati predatori, ma anche l'attenzione alle vittime vulnerabili, l'attenzione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, l'impegno nei reati contro la pubblica amministrazione. Io credo che siano attività quotidiane nelle quali l'impegno dell'arma è ben visibile, che è raccontato ogni giorno dagli organi di informazione, che approfitto in questa circostanza per ringraziare. Posso garantire che questo impegno continuerà e sarà semmai ulteriormente intensificato nei prossimi mesi. Nessuna preoccupazione, ma tanta attenzione ai fenomeni. Come ha giustamente considerato lei poco fa, abbiamo avviato nel corso degli ultimi mesi una approfondita attività di analisi che è fondamentale nel solco dell'insegnamento del Generale della Chiesa, peraltro, per consentirci di intervenire laddove la gente ha più bisogno che siamo. È evidente che non possiamo sempre essere ovunque, ma è necessario che l'arma sia laddove le esigenze, le istanze di sicurezza del territorio di volta in volta ci portano. Le attività investigative che abbiamo svolto anche negli scorsi mesi hanno già dimostrato come diverse delle attività criminali che poi vengono portate a compimento nel nostro territorio in realtà provengono dalle iniziative di bande organizzate, di criminalità peraltro comune, che vengono altrove, quindi dalle province limitrofe. Questo è il motivo per il quale, proprio a ridosso di quelle aree di confine, la nostra presenza è costante e sarà ulteriormente intensificata. La guardia in termini di azione di prevenzione e contrasto rispetto alla criminalità organizzata è alta, ci sono state delle attività importanti che hanno riguardato, come sapete, in particolare la Valle Caudina, ma non è l'unico focus aperto, ci sono diverse attività sulle quali contiamo di insistere proprio per prevenire che un tessuto sano come quello irpino possa essere in qualche modo inquinato anche da fenomeni di criminalità organizzata.